Non potete vivere in pace con voi stessi se non viverete prima in pace con gli altri. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che spesso la soluzione più semplice per stare bene nella società è quella di evitare di fare cose che potrebbero crearci disagio successivamente. Vi faccio un esempio. Quante volte magari, scherzando con un'amica che si era rivelata migliore ma che poi non lo era, abbiamo affidato nomignoli poco eleganti a persone? Quante volte abbiamo parlato alle spalle di persone? Almeno una volta nella vita tutti. Quante volte magari abbiamo volutamente legato con una persona escludendone un'altra, quindi facendo sentire a disagio una terza persona che magari era lì con noi e che non è stata coinvolta? Quante volte ce ne siamo approfittate rubando la sedia più comoda oppure lasciando in disordine la stanza solamente perché la persona che avevamo di fianco era, secondo noi, troppo buona per farcelo notare, o magari ce lo faceva notare ma noi ce ne fregavamo comunque? Quante volte ci siamo confidate al 100% con una persona che non era prettamente fedele e poi ci siamo ritrovati fregati? Questo perché? Perché a volte le brutte situazioni ce le creiamo noi. È importante cercare di capire che quello che è nostro privato è meglio non divulgarlo con nessuno e sapere che purtroppo non tutte le amicizie, anche quelle che possono sembrare durature, poi lo sono veramente nel tempo. Quindi è importante anche evitare di rivelare dettagli magari imbarazzanti o troppo personali a un'altra persona. Magari possiamo confidarci al 100% con nostra sorella, però è bene evitare di divulgarli con altre. È anche giusto, secondo me, cercare di presentarci come se stessimo uscendo con la persona che riteniamo più importante, nel senso che se io tratto me stessa come trattassi la regina Elisabetta II, ovviamente mi sentirei bene con me stessa. Ma se io iniziassi a trattare tutte le persone che incontro come la regina Elisabetta II, secondo me avrei meno disagi io col prossimo, e sicuramente nessuno, se viene trattato come la regina Elisabetta, ha il coraggio di trattarmi male o di sparlarmi alle spalle, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, anche perché il karma purtroppo secondo me esiste. Quindi questo è tutto, impariamo ad essere più tolleranti e più rispettosi verso il prossimo per ricevere rispetto. Non dimentichiamoci però di rispettare al primo posto noi stessi. E nulla, questo è tutto, fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!